Siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso, in questi giorni dedicati al Signore attraverso la parola, la preghiera, anche la comunione tra di noi. E così come vi avevo anticipato il primo giorno, queste nostre meditazioni, queste nostre riflessioni le ho immaginate racchiuse nella parentesi del Vangelo di Giovanni al capitolo 4, nel grande episodio dell'incontro di Gesù con la Samaritana. Il nostro primo incontro lo abbiamo dedicato a introdurci nel tema della preghiera e lo abbiamo fatto meditando sui primi versetti sulla prima parte di questo racconto. Oggi vorrei, attraverso questa seconda parte del racconto della Samaritana, tirare le fila un po' di quello che abbiamo detto e lasciare che possa questa parte del Vangelo di Giovanni, questo racconto della Samaritana, aiutarci a chiarire, a illuminare in maniera più profonda alcune tematiche che abbiamo toccato in questi giorni di riflessione e di preghiera. Siamo al versetto 19 del capitolo 4 di Giovanni e subito dopo il gesto illuminante che Gesù porta nella vita di questa donna, dicendogli la sua vita. Quindi il problema non è tanto che Gesù ha dichiarato i peccati di questa donna, ma il fatto che l'incontro con Gesù ha portato a questa donna una chiave di lettura diversa sulla sua storia. Anche i suoi compaesani conoscevano benissimo la sua fama e chi era. Ma quando lei va ad annunciare, lo vedremo tra poco, dice: "Ho trovato un uomo che mi ha raccontato tutto quello che ho fatto", non è semplicemente "ho trovato qualcuno che sa i fatti miei", ma qualcuno che ha portato uno sguardo diverso, come se mi avesse preso in braccio e aiutato a guardare le cose da un'altra prospettiva. Ecco, l'incontro con Cristo è un incontro che ci fa fare verità, non soltanto perché ci dice quello che abbiamo fatto o non abbiamo fatto, ma soprattutto perché ci fornisce lo sguardo giusto con cui dobbiamo guardare la nostra vita, è la chiave di lettura giusta da cui dobbiamo guardare la nostra vita. Quindi questa donna, appena sperimentato questa libertà, questa liberazione che è data dallo sguardo di Gesù, dal fatto che gli ha rivelato la sua storia, il significato più profondo della sua storia, e subito questa donna gli replica in questo modo: "Signore, vedo che tu sei un profeta." Anche qua vorrei sostare un attimo su questa affermazione. Che cosa significa "tu sei un profeta"? Vedo che tu sei un profeta. Noi siamo abituati a pensare che la profezia riguardi sempre le cose future. E una persona è profetica nella misura in cui anticipa gli eventi. La profezia, invece, così come ci viene insegnata nella Sacra Scrittura, nel Vangelo, in quella che è la nostra esperienza, è qualcosa di diverso perché i profeti sanno vedere dentro gli eventi. Non sanno vedere semplicemente le cose future, e se intuiscono le cose future è perché riescono a vedere la profondità del presente, che è un po' come dire che se io vedo esattamente dove mi trovo in questo istante e so che sto correndo e alla fine della strada c'è un precipizio, se io dico stiamo andando a precipizio, sembra che sto anticipando qualcosa del futuro, ma in realtà è perché io sono pienamente in questo momento e capisco dove mi trovo e quindi posso anche dedurre delle conseguenze. Questo spirito profetico è quello che tante volte noi dimentichiamo e di cui tutti noi abbiamo bisogno dentro la nostra vita. Cioè, abbiamo bisogno di guardare la nostra vita vedendo qual è il suo significato adesso, non semplicemente quello che ci succederà domani, anzi permettetemi di dire che non è tanto interessante quello che ci succederà domani, forse perché a volte facciamo progetti che non vedremo mai realizzati o a volte viviamo cose che non avevamo mai immaginato o sperato, magari passiamo la nostra vita a progettare il futuro e poi ci sentiremo anche noi dire quello che Gesù racconta nella parabola di quell'uomo che aveva lavorato maggior parte della sua vita, aveva accumulato grano nei suoi granai, no? Stolto, questa notte stessa ti verrà chiesta la vita e tutto quello che hai accumulato di chi sarà? Cioè, noi verosimilmente potremmo morire oggi, eh? E quindi pensare che la nostra vita ha senso soltanto verso il futuro significa non avere lo sguardo giusto. La profezia è la capacità di intuire la profondità del presente. La profondità del presente, ecco che cos'è la profezia. Quindi
Quest'uomo non gli ha semplicemente rivelato il passato, non gli dice semplicemente che cosa ne sarà di lei del futuro, ma quest'uomo gli racconta la sua vita con una profondità nuova. Io penso che tutti noi abbiamo desiderio di rileggere la nostra vita con un'altra profondità. Noi preghiamo per questo, la preghiera ci porta a vedere le cose in una prospettiva nuova, in una profondità nuova. Cioè, in questo dialogo con Gesù, Gesù esercita su di noi lo spirito di profezia. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Questa donna pone una domanda molto seria e a partire proprio dalla sua esperienza e dal fatto che lei è una samaritana e fa parte di una certa tradizione, di una certa cultura, di una certa educazione, comincia a dire, insomma, chi ha ragione? Noi o voi? È quello che sto vivendo io o quello che stai vivendo tu? Allora, permettetemi di abbassare il livello di questa affermazione, forse qualcuno di voi dirà, ma è troppo banale abbassarlo in questo modo, però permettetemi di farlo. Immaginate che noi ci troviamo all'interno della Chiesa e ognuno di noi vive un'appartenenza ecclesiale. Allora, uno fa parte del carisma dei francescani, uno di quello dei domenicani, uno fa parte dei neocatecumenali, l'altro del rinnovamento dello spirito, l'altro fa parte del gruppo Caritas, del Cursilios, dell'Azione Cattolica, eccetera. E ognuno fa il ragionamento di questa donna. Noi diciamo che si fa così. Voi dite che si fa in quest'altro modo. Chi ha ragione? Perché non so se vi siete accorti all'interno della Chiesa, ognuno pensa di aver trovato la parte, dice, gli altri poveretti, noi abbiamo trovato quella giusta, no? E gli altri li snobbiamo grandemente. E questo è un grande errore perché se è vero che ognuno di noi incontra Cristo sempre nel dettaglio di un'esperienza carismatica, cioè c'è un carisma a cui noi ci sentiamo più affini, in cui c'è più il feeling e ci aiuta di più ad incontrare Gesù Cristo, è molto sbagliato pensare che esista un unico modo di incontrare il Signore, un'unica forma di incontrare il Signore. Adesso ho fatto un ragionamento intraecclesiale. Ora permettetemi di fare un ragionamento extraecclesiale. La nostra fede è contenuta in una religione. Questa nostra religione, pensate soltanto alla religione cristiana, ha diverse sensibilità, per esempio, a diverse chiese all'interno dell'esperienza cristiana, la nostra, quella cattolica, quella ortodossa, quella protestante, eccetera. Quando il nostro problema comincia a diventare, insomma, chi è che ha ragione in tutta questa storia? Beh, ovviamente sappiamo che abbiamo ragione noi, ma al di là di questa nostra convinzione, sapete, Gesù sta facendo un discorso molto più ampio. E sta dicendo una cosa che secondo me è di una verità, di una bellezza e di una libertà pazzesca. Sta dicendo che quando noi entriamo in una vita spirituale molto profonda, ci si incontra. Non sussiste più una diversità che diventa impedimento. Cioè, una persona di autentica preghiera non vede più nemici, antagonisti, non vede più differenza, ma non perché si entra in una forma di neutralità, capite? O di sincretismo, cioè una cosa vale l'altra. Non è assolutamente questo. È una prospettiva completamente nuova che nasce dalla profondità della vita spirituale. Più tu entri nella profondità di te stesso, più ti accorgi di una profonda unità con tutta la creazione, non soltanto con fratelli, le sorelle, ma con tutta la creazione, ne avverti questa unità. Ecco perché sentite cosa dice Gesù. Gesù le dice: "Cremi, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo." Vedete Gesù come fa la differenza, dice: "Voi state fuori strada, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei." Cioè, il popolo di Israele è il popolo che il Signore si è scelto come una sorta di sacramento, come il segno efficace per far passare la storia della salvezza.
Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. È una cosa completamente diversa. Non è più una questione di Gerusalemme o su questo monte. Non è più una questione io sono di Tizio, di Caio. Non è più una questione semplicemente di appartenenza, di educazione, di sensibilità. Ma quando si entra nella nostra interiorità e si fa una profonda esperienza di preghiera, la nostra dimensione, dice Gesù, è quella dello spirito e della verità. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ed è quello che cercavo di raccontarvi prima, cioè una persona che vive profondamente questo è davvero in comunione con tutto il creato. Non ricordo se l'anno scorso in questi nostri esercizi, per qualcuno che aveva già partecipato, citavamo questo aspetto. Immaginate che a volte noi lo raccontiamo come se fossero appunto dei fioretti, come delle cose edificanti, no? La predica agli uccelli di San Francesco, o non lo so, la predica ai pesci di Sant'Antonio, sono appunto dei fioretti che a volte uno dice, magari non è proprio così, però trasmettono un certo significato, una certa devozione, una certa convinzione, eccetera. Io vi dico però che le persone autenticamente spirituali hanno un feeling con tutto, e tutte le creature hanno la percezione che quella persona è una persona riconciliata, è come se non avessero paura di quella persona. Mi è capitato davvero ad incontrare un eremita, una donna straordinaria, e di vedere la capacità che aveva di avvicinarsi a qualunque essere vivente, in questa campagna dove lei vive, eccetera, no? E vedere che nessuno aveva paura di lei. Come se esercitasse una sorta di attrazione anche nei confronti degli altri esseri viventi, come se si intendessero. Ora, vi prego, non andate di fantasia o non pensate cose strane, pensate al fatto che quando una persona entra in una vera relazione con il Signore, sperimenta lo spirito e la verità, e questo spirito e questa verità ci unificano fino al punto in cui entriamo in comunione con tutto, perché siamo in comunione con Dio. Più siamo in comunione con Dio, più si crea unità intorno a noi, dentro di noi, con i fratelli, con le sorelle, ma anche con tutti gli esseri viventi, con la creazione stessa. E dice Gesù, e lo dice chiaramente, amici, noi non possiamo ignorare quello che stiamo per leggere. Dice, ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Allora, qual è la differenza tra una preghiera semplicemente religiosa e una preghiera fatta con fede? In una preghiera semplicemente religiosa c'è la gestualità della preghiera, l'esterno della preghiera, c'è la tradizione di una preghiera, eccetera, ma non c'è un rimando a qualcosa di molto più profondo, come se io compissi un gesto e questo gesto è semplicemente un gesto esterno. Se io prendo una bottiglia e la sposto, ho compiuto un gesto esterno, ma se io prendo una bottiglia e la do a mio figlio che amo, c'è un'intenzione di fondo che cambia completamente quel gesto esterno. Ho collegato un gesto esterno a una realtà molto più profonda, all'amore, ad esempio. Allora dice Gesù, i veri adoratori hanno la preoccupazione di questa intenzione di fondo che è nascosta, non si vede, ma che dà senso a tutto. È un'esperienza di conversione profonda del nostro modo di pregare, perché non ci fa più giudicare dicendo che una cosa è meglio di un'altra, perché quando un gesto racchiude una vera adorazione, vabbè, è un gesto sacro, santo. La riverenza che possiamo provare davanti a certe cose è assolutamente sacra, perché è lo spirito a rendere sacro quello che noi stiamo facendo.
Continua questa donna, incalza Gesù in questo discorso. Gli rispose la donna: So che deve venire il Messia. So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: Sono io che ti parlo. Guardate, questa è la rivoluzione della preghiera. Tu stai pregando e a un certo punto ti accorgi che è vero quello che stai facendo e che quando Gesù dice sono io che ti parlo, ti sta dicendo che noi cerchiamo Dio per tutta la vita, ma il dono più grande è accorgerti che Lui è qui, è presente e che ti parla adesso, cioè in quello che stai facendo e che stai vivendo, tu ti trovi alla sua presenza. Che non devi aspettare un giorno, un altro luogo, un'altra situazione, ma che in questo istante, quello che stai facendo in questo momento, il Signore dice sono io, adesso. E che cosa vi ricorda questo? Non vi ricorda forse il dialogo che Filippo, Tommaso si mettono a fare con Gesù a un certo punto, no? Mostraci il Padre e ci basta. Dice, ma come? Tanto tempo sono con voi e ancora non avete capito. Chi vede me, vede il Padre. O ancora, la Maddalena che si mette a discutere con il risorto, ma non sa che è il risorto. La Maddalena, pensate un po' come certe volte Dio si manifesta dentro la nostra vita. Noi diciamo, quando Dio si manifesta me ne accorgerò perché vedrò degli effetti speciali, no? Ci sarà qualcosa di particolare che attirerà la mia attenzione, delle luci soffuse, non lo so, degli incensi strani, delle candele accese, eccetera. Il giorno di Pasqua, la mattina di Pasqua, Maria di Magdala incontra il risorto e lo scambia per il giardiniere. Quindi immaginate che cosa ci aveva davanti agli occhi Maria di Magdala per prendere Gesù risorto e dire il giardiniere. C'è qualcosa di disarmante, di normale davanti agli occhi di questa donna. E a un certo punto, mentre sta parlando con quello che lei è convinta fosse il giardiniere, a un certo punto le dice Maria. E lei subito capisce, Rabbunì. Questa è la preghiera. È accorgerti che il Signore non è al di là, è qui. Annunciare che il regno di Dio, annunciate che il regno di Dio è qui, in mezzo a noi, adesso, in questo momento. E comprendere che noi siamo vicinissimi a Lui, che non siamo lontani da Lui. E quando una persona ha la consapevolezza di trovarsi costantemente alla presenza del Signore, sono io. Allora immaginate durante la giornata che tu stai facendo, sei affaccendato, affaccendata in tante cose e ti metti in uno spirito di preghiera. Il Signore ti dice. Sono io, sono qua, sono davanti a te. È un'esperienza che noi possiamo vivere solo come dono, ma è un dono a cui dobbiamo prestare attenzione, cioè è un dono che possiamo sprecare. Qui ci sta sempre bene la frase di Sant'Agostino, no? La grande preoccupazione di Agostino. Temo che Dio passi nella mia vita e io non me ne accorga. Ecco. La preghiera è accorgersi di Gesù che passa. La preghiera è accorgersi che Lui è qui e ti dice: Sono io che ti parlo. Noi tante volte pensiamo di essere lontani dal Signore, perché abbiamo la sensazione di essere lontani dal Signore. Ma a volte il Signore è semplicemente dietro di noi, appena dietro di noi, dietro le nostre spalle. Non lo vediamo, ma è lì. Perché preghiamo? Perché lo cerchiamo. Perché preghiamo? Perché lo amiamo. Perché preghiamo? Perché abbiamo bisogno del dono di sentirci dire sono io, sono qui. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Quindi, vedete, è un brano pieno di fraintendimenti. Veramente, è un brano pieno di fraintendimenti. Mi viene alla mente la mamma di Samuele, questa donna che aveva grande desiderio di avere un figlio e non riusciva ad avere un figlio. Nella disperazione più totale va a pregare al tempio. Il sacerdote Eli la vede muovere la bocca. E dice, questa sta ubriaca, non sta bene. Questa donna stava pregando con tutta se stessa e noi sappiamo che quella preghiera fu ascoltata dal Signore.
È interessante che certe volte noi viviamo in contesti in cui non veniamo capiti nemmeno. Anche a livello ecclesiale, certe volte viene molto frainteso quello che una persona fa o non fa. Bisogna avere pazienza in questo senso, perché non sempre gli altri possono comprendere fino in fondo quello che una persona sta vivendo e come lo sta vivendo. I discepoli stessi, fraintendono quello che sta facendo Gesù. Si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? Di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua brocca, la sua anfora e andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Allora, ci sono dei tempi e degli spazi che dicevamo ieri, noi dedichiamo alla preghiera in maniera esclusiva. E dicevamo ieri che essendo noi delle persone in carne ed ossa, degli esseri incarnati che vivono nello spazio e del tempo, noi abbiamo bisogno di fare esperienza nello spazio e nel tempo della preghiera, così come una relazione ha bisogno di tempo e di spazio, ha bisogno anche di corporeità, anche nella preghiera c'è bisogno che ci prendiamo un momento, uno spazio, una postura per poter pregare. Se noi riusciamo durante la nostra giornata a stare con il Signore un'ora, mezz'ora, 10 minuti, vi dicevo ieri, non è tanto importante quanto, ma prenderci questo tempo ed essere fedeli a questo tempo. La domanda vera è: e poi tutto il resto del tempo? Che succede tutto il resto del tempo? E qui c'è un'indicazione meravigliosa. Questa donna a un certo punto se ne va da Gesù. Potremmo dire, finisce il suo momento di preghiera. Ma questa donna va via e lascia davanti a Gesù una brocca. Mi piace pensare che questa brocca dimenticata lì sia un po' come il cuore di questa donna. Dice, ok, lei va via e fa altro, ma il suo cuore è costantemente là. Va in città, parla con la gente, dialoga con la gente, fa delle cose con la gente, ma il cuore di questa donna è lì. Quando Gesù dice lì dov'è il vostro cuore e anche il vostro tesoro, significa che noi dobbiamo scegliere per bene dove vogliamo tenere il nostro cuore. Ora, non possiamo passare la nostra vita semplicemente lì, ma possiamo però avere costantemente il cuore rivolto al Signore, lasciato davanti a Lui. E una persona che ha lasciato il proprio cuore davanti al Signore può andare a pescare, andare a fare la spesa, a lavorare, a confrontarsi con le persone, ad affrontare cose difficili, a fare tutto quello che vuole. Il suo cuore è al sicuro perché è davanti al Signore. Questo per noi è ciò che ci salva. È sapere che la parte più importante di noi è nella pace perché è davanti a Lui. L'educazione vera che viene dalla preghiera è quella di tenere costantemente il cuore rivolto al Signore. E tu ti accorgi che hai veramente il cuore rivolto al Signore, perché quando una persona prega veramente è tremendamente concreta. Non è distratta. Non è Diogene con la sua lampada, capite? Che cerco l'uomo, cerco l'uomo, cerco, e poi a un certo punto precipita in un pozzo perché lo cercava guardando tutte parti tranne che non doveva guardare. Allora, problema nostro è questo, che non significa avere la mente altrove, è avere il cuore davanti al Signore. Se il cuore è davanti al Signore, attenti, sto per dire una cosa importante, noi, se il nostro cuore è rivolto al Signore, noi siamo presenti a noi stessi e siamo pienamente qui, che è il nostro vero problema. Noi non siamo quasi mai qui. Siamo sempre rapiti da preoccupazioni, nostalgie, progetti, ma non siamo qui a godere qui, in questo momento, di quello che c'è adesso. Il regno di Dio è qui, in mezzo a voi. È una cittadinanza del presente, completamente diversa. Allora, quello che tu stai facendo, dici, ma io sto cucinando, ha un valore nuovo quello, perché tu godi pienamente quello che stai facendo. Sei lì. Ma io sto lavorando, ma io sto facendo questo, ma io sto andando da qualche parte. Quando il cuore è rivolto al Signore, noi siamo,
completamente presenti. Non siamo fuori, ma siamo presenti. Non siamo più, ad esempio, una persona che prega, il male ha meno capacità di attecchire in quella persona, perché il male, noi siamo sempre convinti che il male ci porta a fare peccati. Guardate, il peccato più interessante che il male ci fa fare non è tanto quello di sbagliare, ma quello di tenerci fuori dalla realtà, di alienarci, di farci vivere prigionieri di pensieri, di vivere altrove, non qui. Ecco, il male non riesce più a far questo, perché io sono qui. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo. Sentite cosa dice: venite a vedere un uomo. Mi torna alla mente le parole che Pilato pronuncia: Ecce homo, ecco l'uomo. Nell'umanità di Gesù noi vediamo qualcosa che è più grande dell'umanità stessa. Nell'uomo Gesù noi sperimentiamo tutto il Figlio di Dio. Questa donna evangelizza non perché mostra qualcosa di invisibile, ma perché mostra qualcosa di visibile, che è sempre segno di una profondità più grande. Cioè, questa donna mostra una parte concreta. L'evangelizzazione, perché questa donna poi alla fine sta evangelizzando, evangelizza in questo modo, dice: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Immaginate i commenti della gente, dice: ma doveva venire lui a dirci che cosa hai fatto tu? Lo sanno tutti al paese quello che hai fatto tu. Ma questa donna sta dicendo quello che vi accennavo prima, cioè c'è qualcuno che mi ha detto la verità di me stessa, la verità della mia storia. Dice che sia lui il Cristo. Sapete perché a me piace tanto questa evangelizzazione di questa donna? Non va a evangelizzare in maniera dogmatica, facendo delle affermazioni, ma facendo delle domande. È bellissima questa cosa, perché è come se avesse una delicatezza nei confronti dei suoi compaesani, in cui non vuole obbligarli a qualcosa, non vuole metterli semplicemente davanti a un'evidenza. Vuole accompagnarli quasi e lo fa ponendo lei una domanda a queste persone. Ma che sia lui il Cristo? La proposta dell'evangelizzazione a volte viene dal riuscire a mettere nel cuore delle persone le domande giuste. Non è dire alle persone: no, tu non hai capito niente, adesso ti dico io tutto, tu stai zitto, impara quello che ti sto dicendo ed è risolto. Gesù è il Messia, tu sei stato salvato da lui, sei molto amato e da adesso vivi in pace. Ecco, un'affermazione. Questa verità entra nel cuore delle persone se tu riesci a mettere una domanda giusta nel cuore delle persone. Io non lo so se noi abbiamo capito che l'evangelizzazione è questo tipo di dialogo in cui aiutiamo le persone a entrare sanamente in crisi. Quando tu dici a una persona, dopo che ti sta condividendo qualcosa, e dice: senti, ma alla fine, ma tu sei felice? No, però quella domanda, tu sei felice, che è una domanda, può metterti seriamente in crisi, perché ti fa accorgere che stai vivendo non felice, ma non lo dici mai ad alta voce. Insomma, evangelizzare significa entrare in dialogo con le persone ed aiutare le persone attraverso i loro dubbi, le loro domande, a incontrare Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui, quindi ascoltano questa donna. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Qui salto questa parte, poi se volete nella preghiera ve la leggete. Ancora una volta, fraintendimento. Gesù parla di un cibo, loro ne capiscono un altro. Gesù passa dall'acqua al pane, qui si convincono, dice: forse qualcuno gli ha già dato da mangiare, per questo non ha fame.
per questo dice che il mio cibo è fare la volontà del Padre mio, significa che ha già mangiato, no? Non colgono fino in fondo questo, perché nella preghiera capiamo, ancora una volta vorrei ripetervi questo, nella preghiera capiamo Gesù un po' alla volta, capiamo il Padre un po' alla volta, capiamo la volontà di Dio un po' alla volta, non subito. Ma vorrei andare subito a quello che accade quando questa donna torna indietro con tutti i suoi compaesani. Dice così l'Evangelista Giovanni, siamo al versetto 39. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava, mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro. Ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Ecco, vedete amici, io desidererei che questi nostri esercizi finissero in questo modo, che ognuno di voi potesse rivolgere a me questa espressione. Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Cioè, il tentativo che abbiamo fatto in questi giorni è metterci in cammino verso di Lui, ma ciò che tutti stiamo cercando non ve lo posso dare io, è Lui a dovercelo dare. E vi accorgete che è lui che ve lo ha dato perché vi potete congedare da me e dai discorsi che abbiamo fatto in questi giorni, perché tutto questo vi ha condotti a qualcosa e questo qualcosa ha riempito la nostra vita in maniera diversa. E possiamo avere reciprocamente un debito di gratitudine e basta. Ma non possiamo dire di aver fatto l'esperienza di Cristo semplicemente perché abbiamo fatto l'esperienza di ascoltare dei discorsi di qualcuno, le riflessioni di qualcuno, le indicazioni di qualcuno. Ma quando tutto questo ci ha condotti a un nuovo modo di stare al mondo, a un nuovo modo di vedere il Signore, quando tutto questo ci ha rivelato, ci ha rivelato appunto, ci ha tolto il velo, ci ha svelato, fatto vedere ciò che era nascosto sotto le cose e finalmente noi ci troviamo faccia a faccia con Lui. La bellezza della preghiera è esattamente questo. I veri adoratori, quelli che adorano il Signore in spirito e verità, ve lo dicevo il primo giorno, hanno una cosa che il mondo invidia, hanno la libertà interiore. Il mondo ha bisogno di persone libere interiormente. Pregare è un affare per noi e per il resto del mondo. Se io prego, questa cosa fa bene alla mia vita, ma fa bene anche alla vita degli altri, perché soltanto le persone libere interiormente hanno capacità di discernimento, fanno la cosa giusta, trovano la forza di mettersi a volte anche controcorrente. Le persone libere interiormente si fanno sante con qualunque cosa gli capita nella vita. Non mettono più clausole, non hanno più paura, anche quando devono attraversare dei sentieri inediti, come dicevamo ieri per Giovanni Battista. Le persone libere interiormente mostrano ancora una volta il fascino di Cristo. Cristo era affascinante perché la gente percepiva in lui una libertà che gli altri non avevano, un'autorità che gli altri non avevano. Dice, l'autorità di Gesù, l'autorevolezza di Gesù non era come quella degli scribi e dei farisei, non era un erudito e basta, non era una persona che aveva studiato molto, aveva fatto molto, sapeva vendere la sua mercanzia. Il fascino di Gesù è la sua libertà interiore. Beh, sappiate che nella preghiera c'è questo travaso di libertà interiore da lui a noi ed è questo. E questa è la caratteristica più importante dei veri adoratori, di coloro che pregano, di coloro che sperimentano dentro se stessi lo spirito e la verità. Il mio augurio è quello di tornare a casa con un grande desiderio di pregare, sapendo che quel grande desiderio di pregare è già preghiera,
È già lo spirito all'opera dentro ciascuno di noi. Serve però che questo desiderio lo assecondiamo e su questo desiderio costruiamo delle scelte. Facciamo cose semplici, il nostro possibile, sapendo che quel nostro possibile, fatto con fedeltà, può cambiare radicalmente la nostra vita. Bene, prendiamoci questa ultima parte della mattinata ancora a raccoglierci, a meditare, a lasciarci illuminare da questa seconda parte del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni e poi finiremo insieme immergendoci in questa festa particolare del cuore di Gesù nella celebrazione eucaristica. Buona preghiera.